può fare il punto sulla situazione della pandemia sul territorio mantovano? Allora, tenete presente che io gestisco l'azienda sociosanitaria territoriale, quindi ho un quadro relativamente limitato perché vedo la mia azienda. Il quadro complessivo è di competenza dell'azienda, dell'Agenzia di Tutela della Salute della TS Valpadana. Però dal nostro punto di vista noi vediamo che dopo una fase di netta riduzione, c'è stata una fase di netta riduzione dei ricoveri, in pratica il picco epidemico, quello vero, quello pesante, si è concluso. È stata una tragedia, ma insomma siamo riusciti a finirla, siamo riusciti a tornare ad una condizione in cui non c'è più questa drammaticità. C'eravamo un pochino illusi che tutto ciò si scemasse anche a livello di circolazione del virus, tant'è che soprattutto nel mese di luglio, i primi giorni di agosto, insomma, sembrava proprio che la situazione si fosse, c'erano pochi casi, a volte anche zero casi, anche a livello di nuovi casi trovati dai colleghi che fanno il territorio. E purtroppo non è così, abbiamo visto che ci sono stati due focolai, quello di Viadana, quello di Rodigo. Attualmente non ci sono più focolai attivi così grossi qui sul nostro territorio, però si sentiamo insomma di focolai che sono presenti in altre parti d'Italia, anche vicine a noi, e ormai insomma è evidente che il virus sta circolando in maniera endemica all'interno delle nostre collettività. Credo che anche le persone più giovani, che erano quelle più, sono state quelle diciamo, più colpite da questo punto di vista, perché sono quelle che meno hanno saputo rinunciare alla socialità, anche loro ormai siano molto allertate, anche preoccupate, perché abbiamo visto anche casi vicini a noi, insomma, di persone molto spaventate per il fatto di essere risultati positivi e molto preoccupate di poter contaminare i loro cari. Però direi che anche qui la sensibilità è ormai arrivata a un punto tale per cui ho fiducia che nel giro di qualche settimana la situazione si stabilizzi e poi torni di nuovo finalmente a crescere. Anche se non fosse così, però siamo preparati per mantenere sotto controllo la situazione, sappiamo che cosa fare. I ricoveri in ospedale sono per fortuna molto molto bassi. Tra l'altro i numeri cambiano tutti i giorni, ero uscito dicendo che avevamo 24 pazienti ricoverati in malattie infettive e 2 ricoverati in rianimazione positivi al Covid, in realtà in rianimazione abbiamo solo dei sospetti, quindi non dei positivi certi per fortuna, e sono in rianimazione più che per il problema Covid, per un problema intrinseco di loro difficoltà patologiche, di patologia propria, e in più abbiamo le malattie infettive, anche lì ci sono dei soggetti ricoverati, la maggior parte con una sintomatologia relativamente leggera. La difficoltà è che anche se ce ne viene dentro 1, 2, 3 alla settimana, la lunghezza della degenza è tale per cui ci intasano i servizi. Devo dire che questo problema non è legato alla malattia Covid, certo ci sono anche i segni di questa malattia ed è per questo che sono ricoverati, ma quasi tutte le persone hanno comunque altri problemi e a volte sono questi che ci impediscono di facilitare un loro ritorno al domicilio, perché non abbiamo ancora un sistema, un mezzo agile, rapido per non farli guarire, liberarli da questo benedetto Covid. Finché non hanno i tamponi negativi, noi non possiamo lasciare che tornino dentro nel loro contesto familiare e sociale. Abbiamo tutta una serie di strutture che utilizziamo per coprire le diverse esigenze, a volte con estrema difficoltà. Praticamente mentre prima lavoravamo molto su un sistema standardizzato prima del Covid, adesso dopo il Covid c'è un'attenzione personalizzata su praticamente tutti i casi, perché quasi tutti i casi hanno delle loro caratteristiche specifiche e anche questo è molto faticoso. Ringrazio tutti i miei operatori, tutti i medici, tutti gli infermieri, non solo per la loro attività, che è il loro dovere e lo fanno molto bene, ma anche proprio per questa capacità di adattamento e di modifica dei loro comportamenti, delle loro azioni in risposta ad una situazione assolutamente eccezionale.